Bentornata Klaus Condicio, Paola Ferrari. Buongiorno Paola. Buongiorno, bentornata nel nostro programma. Lei con noi esattamente un anno fa aveva lanciato un allarme che poi è stato ai tempi è stato in qualche modo sottovalutato o criticato, l'allarme degli insulti su internet, su Twitter, e adesso sembra un po' aver fatto tendenza, nel senso che abbiamo assistito alla battaglia del presidente Boldrini contro la violenza rivolta a lei ma anche alle altre donne. Mentana si ritira da Twitter, insomma sembra aver fatto scuola. Le fa piacere? Ma mi fa piacere no, perché ovviamente quando poi vengono in qualche modo colpite delle persone non può farmi piacere, non mi piace nemmeno dire l'avevo detto. Si capiva che questa poteva essere una deriva negativa dei social network. Secondo me, dal punto di vista proprio sociale, dovevamo in qualche modo prendere delle posizioni e fare qualcosa, non lasciare che gli eventi poi travolgano le persone. Era un allarme, perché ho portato avanti con la denuncia a Twitter e ci sta andando avanti, ma era solamente un campanello d'allarme per cercare di sensibilizzare, perché io amo Twitter, è un grande social che dà la possibilità a tutti in tutto il mondo di esprimersi e dà spazio alla libertà di espressione, facendo così invece verrà abbandonato da molti. Senta, poi noi parleremo con il suo legale su a che punto è la causa, che sentiremo a breve. Cosa ci può anticipare? So che lei è andata avanti, che non era una finta, questo lo so per certo. No, io le cose che posso le porto avanti, nel senso che ho cercato veramente di fare qualcosa, non per colpire persone in sé, ma per cercare proprio di dare una regolamentazione all'insulto. E questo io lo faccio anche non tanto per difendere le persone potenti, anche ovviamente a tutta la mia solidarietà al presidente Boldrini, ma per le persone più deboli, non per i VIP. Si è parlato molto dei VIP in questi giorni. Dobbiamo pensare ai ragazzi che vengono offesi sui social network, quando il social network diventa uno strumento del cyberbullismo, quindi il discorso un po' più importante del VIP tra virgolette che viene preso in giro. Questo si può assolutamente sopportare. La causa va avanti, il procuratore ha rimandato al giudice, prenderà una decisione, spero nelle prossime settimane, prima dell'estate. Veniamo invece a un fatto di attualità. Ieri sera sul servizio pubblico c'è stato è stato mandato uno spot di un'attrice molto importante in Italia, non solo, Paola Cortellesi, contro il femminicidio. Ma non è tanto questo che ha fatto notizia, quanto che nello spot a un certo punto c'è un'allusione a lei, alla conduttrice della Domenica Sportiva, l'attrice in persona, una donna uccisa in un femminicidio, e dall'aldilà a un certo punto sostiene: non dovrò più vedere la Domenica Sportiva con l'illuminata Paola Ferrari, a lui, all'assassino piaceva, cioè a mio marito piaceva, a me faceva schifo. In uno spot sul cosa ha provato? Guardi, io non ho visto la puntata di servizio pubblico che di solito vedo, ma ieri sera ero occupata con i miei figli. Io l'ho rivisto su internet perché sono stata avvisata da tanti amici, e poi anche su internet vedo che c'è un movimento di persone che sono rimaste male, non tanto per difendere me. Io sono, guardi, veramente profondamente amareggiata e triste, davvero, questa cosa mi ha fatto male perché sono abituata agli sberletti, agli scherzi, alle prese in giro, quando l'ironia mi faccio delle grandi risate, non a caso lavoro con Gene Gnocchi che mi prende in giro completamente. Certo. L'insulto già è una cosa diversa, un insulto detto in modo così volgare, forte, la parola schifo, verso un'altra donna mi ha ferito, ma mi ha ferito in modo particolare il contesto. Cioè, se fosse fatto in uno spettacolo, signora Cortellesi, ognuno è libero di dire quello che vuole, poi non c'è problema, ma all'interno di uno spot dedicato al femminicidio, quando sono una donna che per 20 anni, 30 anni ha lavorato in un mondo totalmente maschile, puntando da zero, dalla gavetta, per cercare di portare avanti un'immagine emancipata, un ruolo emancipato della donna in un mondo di uomini, sì, subendo quello che ha subito e facendo
molto gravi delle quali io non ho mai parlato, la signora Cortellesi dovrebbe documentarsi molto bene prima di parlare di me in questi toni, in una iniziativa giustamente dedicata a un tema così grave come il femminicidio. Però lei ha parlato di questi fatti sgradevoli in realtà che le sono accaduti, io ho letto qualcosa. Ne ho parlato rarissimamente, non è che sono fatti sgradevoli, è un delitto grave che è stato perpetrato sulla mia persona quando ero ragazza, e che io poi non ne parlo mai perché cerco di evitare sempre che possano essere particolari scabrosi e fastidiosi, ma per me, per tutti, per mio padre, magari che la religione, per i miei figli. Ma detto questo, ho portato avanti anche allora la mia battaglia, avevo 17 anni e 18 anni per trovare il responsabile, che poi è un responsabile seriale, quindi trovarlo, abbiamo fatto del bene anche alle altre donne. Ricordiamoci che quando avevo anni, parliamo nel 78, denunciare non era così facile, la polizia di Milano mi aiutò, la squadra mobile di Milano, la persona che denunciata, cioè conosciuta colpevole, c'è cioè un processo. Parliamo di un atto di violenza. Ma al di là di questo dico, prima di fare certe affermazioni all'interno di certi contesti, le persone dovrebbero documentarsi bene e avere rispetto della vita delle altre, specialmente se sono donne. Ecco, una donna che aggredisce un'altra donna in un contesto contro il femminicidio, mi permetta di dirle che quantomeno è un autogol grosso come una casa. Io non giudico gli altri, voglio solo essere lasciata in pace, e se nessuno mi deve dire brava per quello che ho fatto in questi 30 anni non me lo dica, se qualcuno apprezza quello che ho fatto mi fa piacere, sono veramente stanca di essere attaccata così. Sinceramente senza motivo, ovviamente fatto da una donna mi fa doppiamente male, specialmente nel contesto di cui stiamo parlando, per i motivi che abbiamo detto. Alcuni dicono sono discorsi anche velatamente politici per mie presunte vicinanze più al centro-destra che al centro-sinistra. Se così fosse, se devo pensare questo, e a volte mi viene da pensarlo, è ancora più grave. Io apprezzo moltissime donne della sinistra che fanno un grandissimo lavoro, cerchiamo di mettere da parte queste cose perché veramente fanno schifo, lo dico io questa volta la parola, fanno schifo. Senta, farete qualcosa dal punto di vista legale o una... Mi hanno chiamato gli avvocati poco fa, no, non voglio fare assolutamente niente dal punto di vista legale in questo caso, perché non serve a niente, la sensibilità delle persone non si conquista grazie a una causa vinta, quindi non farò niente. Sto valutando seriamente se andare in onda o no domenica sera. In questo momento sono molto amareggiata che tutto quello che ho fatto in 30 anni di lavoro porta ad essere offesa pubblicamente con questa violenza in uno spot dedicato al femminicidio. Ma ho voglia di stare un po' qua a riflettere da sola, perché sono adesso ci rifletterò, ma sono profondamente amareggiata. Senta, lei è anche presidente dell'Osservatorio Antibullismo. Il portavoce. Portavoce. Sì, Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping. Abbiamo incontrato anche l'altro ieri a Trieste 500 ragazzi, andiamo in giro per l'Italia a incontrare i ragazzi. Ecco, possiamo dire che il bullismo nasce anche da un fatto culturale, da un fatto anche di linguaggio, cioè l'atto di... Il bullismo nasce da una situazione sociale di disagio per i bulli e che crea grandissimi problemi ai ragazzi. Sappiamo bene i dati, un ragazzo su 5 in Italia viene fatto soggetto di azioni di bullismo, il più pericoloso ovviamente è il cyberbullismo. Bisogna, per dirla brevemente, parlare con i ragazzi, stare con i ragazzi, creare dei valori positivi, dei modelli positivi, campioni olimpici, tanti campioni olimpici di, italiani di Londra stanno con l'Osservatorio Nazionale, cerchiamo di stare vicino ai ragazzi, lo facciamo, abbiamo ovviamente l'appoggio incondizionato del CONI, col presidente Malagò, della Federcalcio. Cerchiamo di fare qualcosa di buono per i ragazzi, io quando posso, nel mio tempo tra virgolette libero, porto avanti questa iniziativa così importante dell'osservatorio.
Quando incontrerà Paola Cortellesi all'aeroporto, in stazione, cosa le dirà? Niente, assolutamente niente. Sarà lei al limite che mi deve chiamare per scusarsi, se ha voglia di farlo, io risponderò. Se non vuole farlo, pazienza. Non voglio seminare parole di ripicche, vendette, cose che non mi interessano. Sono molto ferita, dispiaciuta. Ripeto, ho sempre cercato di portare avanti un'immagine di donna emancipata. Il mio lavoro lo faccio grazie alla RAE, al mio curatore Maurizio Rosa, ma mi scrivo tutta da sola, sono una giornalista, ho sempre cercato di fare bene il mio lavoro, a volte l'ho fatto bene, a volte l'ho anche sbagliato, però non le dirò nulla, e se mi vuole spiegare, perché vorrei avere una spiegazione, non delle scuse, certo. Vorrei solo una spiegazione. Senta, il non andare in onda che deciderà ovviamente, per dare un segnale forte, giusto? Vorrei dare un segnale forte, poi chiaramente io lavoro per la RAI, quello è il mio compito, questo è, quello è il mio lavoro, quello è il mio impegno nei confronti dei telespettatori. Vorrei dare un segnale perché qualcuno si accorgesse che non bisogna più insultare le donne per nessun motivo, non puoi nascondersi dietro un'iniziativa così importante come il femminicidio, come la lotta al femminicidio, nascondersi dietro una cosa per fare dell'ironia che va benissimo, ma un'ironia che poi va a offendere le persone. Questo lo trovo profondamente sbagliato. Quando le donne sono verbalmente violente verso le altre donne o insultanti verso le altre donne, cosa, culturalmente che messaggio danno? Per esempio Daniela Santanchè dice, che è un politico, dice molto spesso questo arretra il nostro percorso, lo riporta indietro, lo umilia. Lei ogni volta che una donna è contro una donna non dà un buon messaggio. Detto questo, anche le donne possono essere criticate, certo. Perché anche molte donne fanno male delle cose nella vita, compiono delle cose sbagliate, però e danno anche degli esempi sbagliati. Detto questo, è un fatto di unità, di eleganza, magari cercare di evitare certe affermazioni così violente. Lasciamo la violenza anche verbale agli uomini. Cerchiamo noi di essere un pochino più eleganti. Io posso criticare una persona che non mi è piaciuta, certo. Anche farlo con parole forti, sprezzanti, ma mai insultare. E comunque noi da sempre, lo diceva Alberoni in un famoso articolo su Corriere anni fa, non sappiamo fare branco. Questo chiaramente, ripeto, fa quello, questo episodio del quale stiamo parlando, fa particolarmente male per il contesto. Il contesto in cui è avvenuto. Certo, una cosa contro il femminicidio in cui si aggredisce un'altra donna dicendo che fa schifo, gliel'ho premesso io, insomma, non mi sembra proprio. Ma poi qualsiasi donna sia, in particolare una donna che comunque lavora per l'immagine della donna, io sempre mi sono andata a fare per l'immagine della donna, ho partecipato a gruppi di studio sull'immagine della donna nei media, mi sono sempre andata da fare, ho fatto delle battaglie per le quote rosa, insomma. Tante cose, veramente mi domando perché, da cosa questo astio, da dove viene questo, perché le parole che sono state usate non è la battuta sulle luci che ormai la sappiamo tutti, sì. Non fa ridere nessuno, è l'astio, è questo che io non riesco a giustificare, faccio fatica a giustificare e non riesco a spiegarmi. Certo, certo, infatti tra l'altro non ci sono stati motivi, no, di risentimento? Assolutamente no, assolutamente no, in nessun modo. Senta, cosa dirà ai suoi figli quando vedranno lo spot suo marito? Speriamo che non lo vedano. Mio figlio si arrabbierà da morire, mio marito arriverà fra poco, chiaramente ci resterà molto male, e mio figlio Alessandro si arrabbierà molto, lui è molto protettivo nei miei confronti, e quindi se sono sicura che si arrabbierà molto, li sto aspettando però per arrivare. Senta, lei è sempre stata al suo posto, ha fatto la conduttrice, non ha mai fatto una carrierona in Rai, diciamolo, ha fatto la sua vita privata, fa le sue cose, ma non è presenzialista, non è niente, non si spiega tanta anche astio, invidia. Incontrare una persona che stimo moltissimo, ma di solito io evito tutto quello avendo già
importante, vi invidio alla domenica sportiva di fare delle cose in più. Anche in Rai sono stata sempre al mio posto, non mi sono mai stati proposti programmi incredibili. C'è stata anche una polemica quando io dissi perché paghiamo tanto alcune superstar con questo potere dei produttori, ma vedo che le cose non sono assolutamente, in questo caso nel mondo della televisione, cambiate. Sono sempre rimasta al mio posto, faccio discretamente il mio lavoro dopo tanti anni di gavetta. Non lo so, io non voglio parlare delle invidie, della superficialità, ma sono argomenti che in questo momento del paese veramente ci fanno ridere. In questo momento che dovrebbe esserci una coesione, come dicevano tutti, non tanto politica, perché non parlo di politica, ma per venire tutti incontro alle esigenze del paese. La settimana prossima ho un impegno con TOG, che è la nostra associazione della famiglia di Benedetti, per aiutare i bambini che hanno problemi gravi. Poi un'altra cena per aiutare le case famiglie, che farò con Simona Ventura e Maria da Pozzo. Insomma, si cercano di fare delle presenze, delle cose che possono aiutare le persone. In questo momento non è il momento di parlare di invidia, di cattiveria, non serve. Non assolutamente fuori posto. Io, come sento dalla mia voce, non sono, chi mi conosce sa che io mi arrabbio, sono un po' fumentina. In questo momento lei non mi sente arrabbiata, mi sente delusa. Delusa. Va bene Paola, noi la ringraziamo per questo colloquio, le facciamo in bocca al lupo e seguiremo ovviamente l'impegno dell'osservatorio.